19:30 su Radio One e sui canali del Corriere Salentino. Per interagire con la trasmissione potete inviare le vostre domande o le vostre riflessioni sulla settimana sportiva al numero WhatsApp 350 16 18 624. Amici sportivi, bentrovati a Tutto Campo con Antonio Bartolomucci su Radio One 105.7 e sul Corriere Salentino. Antonio. Sì, io credo che ci stiamo avvicinando a grandi falcate alla ripresa del calcio, che per noi conta di più di tutto il resto, e siamo riusciti in qualche modo anche ad assorbire, quasi ad abituarci al mondiale che sinceramente, sia per costituzione che per tempi, non riusciamo proprio a condividere. Come si fa a giocare d'inverno una stagione, un'epopea, una situazione che è valida e viene fuori tipicamente in estate? Però lo dobbiamo accettare e lo accettiamo. Come si fa, dicevo? Beh, come si fa allora a questo punto a rimettersi in gioco e ad affrontare, tanto per dirne una squadra come la Lazio il 4 di gennaio? Lazio che era in forte ripresa, che in qualche modo ha trovato anche degli espedienti per migliorare la situazione, con un tecnico che ora diciamo sta in qualche modo recuperando terreno. È una squadra forte, pericolosa, e questa domanda la vogliamo porre all'elemento che più di ogni altro leccese o salentino, di adozione ovviamente, perché lui credo che sia veneto di origine, sì, e che però risultato essere uno dei migliori in campo. Insomma, se noi dovessimo incontrare per strada o al bar Baschirotto e vorremmo chiedergli come si fa a riprendere il campionato dopo questa lunghissima pausa, secondo te lui che cosa risponderebbe? Lo ascoltiamo, preghiamo la regia di darci questo straccio. Ma si fa lavorando costantemente tutti i giorni, seguendo le indicazioni del mister e preparandoci al meglio all'inizio del campionato, che sarà il 4 gennaio. Detto così sembra facile, sembra una situazione che si può tenere sotto controllo, ma nella realtà Baschirotto è arrivato in Italia, ha fatto un inizio, diciamo, ha iniziato dal basso, però adesso quest'anno e con la maglia delle ci sta dimostrando di avere una grande possibilità. Ecco, seconda domanda: come si fa a gestire questo momento quando la gente ormai fa tutta il tifo per te, e soprattutto quando più di un tifoso e più di un tecnico, di un giornalista, ha invocato la sua presenza in nazionale? Lo sto gestendo come il primo giorno che sono arrivato qui, con serenità, dedizione al lavoro, concentrazione, determinazione, come se non fosse successo nulla. So che per stare a questo livello qua devo mantenere i piedi per terra e lavorare sodo, e così devo continuare a fare. Filippo Verri viene da Lecce. Allora, abbiamo fatto così una piccola incursione in alcune dichiarazioni, ma lo faremo anche in seguito, di quelle che sono state alcune dichiarazioni in sala stampa in questo periodo, certo, in cui comunque c'è stata la ripresa degli allenamenti il 29 di novembre, tutti al lavoro, tutti quindi proiettati alla ripresa del campionato. C'è una domanda anche che ci fa un nostro radioascoltatore, che è Giuseppe Lamotteroni, che dice, ma domanda per Antonio Bartolomucci ovviamente, ma la mancata convocazione di Pongracic, posto che la Croazia ha eliminato il Brasile, quanto pesa poi sul ritorno d'immagine, e non solo d'immagine si intende, per il Lecce? Cioè, noi già siamo, faccio questa breve premessa, carenti di, o meglio, siamo in deficit di convocazioni, se pensiamo a quella che per noi sarebbe stata sicuramente una consacrazione per Baschirotto stesso e per Strefezza, però anche Pongracic questa volta ha perso questo treno. Io credo che non si possano trarre delle conclusioni da quello che succede, che sta succedendo o che probabilmente succederà. Chi vedeva la Croazia nelle condizioni di essere lì praticamente per contendere addirittura la vittoria finale? Nessuno. Invece questo calcio
con Barba Bianca, diciamo, questo calcio Babbo Natale, praticamente ha fatto capire che può succedere di tutto. Può succedere, per esempio, che il Brasile, che dopo poco, dall'inizio della gara, sembrava già vincitore, già proiettato verso la finale, alla fine venga ridimensionato proprio dalla Croazia. E così come esistono delle prerogative che cambiano un po' le carte in tavola e danno un'altra versione di quel calcio che, ripeto, d'inverno è sempre diverso da quello estivo, io dico di accettare le conseguenze, proiettarci sul ritorno al campionato con un Lecce che comunque sta disputando delle amichevoli e le disputerà ancora, e con quel pizzico di fiducia che non può e non deve mancare, soprattutto perché Pongracic non è stato convocato, non è assolutamente un fatto negativo. Io lo vedrei come fatto positivo, perché, come stimolo, tu dici? No, come risparmio, nel senso che praticamente ce lo teniamo buono per funzionare meglio, magari con più grinta, nella prossima partita del Lecce, quella appunto con la Lazio. Bene, allora, noi in questo periodo dobbiamo registrare un po' di consolidamenti contrattuali, quello di Gallo, quello di Gonzales, e poi si parla, chiaramente, anche perché una decisione occorrerà prenderla, su Rodriguez, su Gendré, ma anche su Hjulmand. Certo. Sebbene sono rinnovi contrattuali, sappiamo benissimo che questi calciatori, Hjulmand in testa, hanno mercato. Io chiederei a Corbino, mi farei proprio una domanda secca a Corbino, che potrebbe essere volgarmente: che ti passa per la testa? Che vuole fare il Lecce? Che deve fare il Lecce per farci stare ancora tranquilli? Sentiamo che cosa ci dice. Noi oggi cosa possiamo prendere come indicatore? Che siamo una squadra che lotta per la salvezza, dove siamo a più 8 dalla zona salvezza, quindi è un dato importante per una società neopromossa, facendo quelle considerazioni che ho detto prima, con chi siamo venuti dalla Serie B e con chi abbiamo trovato, quindi è un più 8. Poi si fa anche una considerazione non soltanto di classifica, ma come questa squadra riesce ad ottenere i punti. Come si fa a valutare una squadra che ottiene punti? Da un sano equilibrio, sia nel gol fatti e sia nel gol ricevuti. Quindi, se pensiamo ai gol alla fase realizzativa è messa in confronto con quella difensiva, che siamo tra le prime 7 difese del campionato, troviamo una media da far paura per una neopromossa. Quindi questo è un altro indicatore importante per farci capire solo che siamo sulla strada giusta, ma è una strada ancora lunga, è una strada che ci ha visti solo per 15 partite impegnati. Ci fa capire che quella strada, tutti gli sforzi che abbiamo compiuto in campo e fuori dal campo, sono stati sforzi che ci stanno facendo capire che ne valeva la pena farli. E oggi quello che noi stiamo adesso menzionando non è che ci fanno capire che abbiamo fatto chissà che cosa. Abbiamo fatto qualcosa di importante, sì, ma solo per farci capire che siamo sulla strada giusta. Adesso c'è da fare l'altro grande sforzo, quello di dare continuità a questa strada. Come lo dobbiamo fare? Non è che perché arriva il mercato di gennaio, perché il mercato di gennaio arriva per tutte le squadre, non arriva soltanto per noi. E magari noi, per rimanere in maniera sostenibile, come ho detto prima, dobbiamo continuare a dare continuità a quello che abbiamo fatto sino adesso, mentre altre squadre, perché sono società che hanno deciso di prendere altre strade. Ognuno segue la sua strada, ognuno fa il meglio con quello che può. Noi ci sforziamo a fare il meglio con quello che possiamo, gli altri cercano di fare il meglio con quello che possono.
Noi continuiamo su questa strada, che è quella più, certamente più difficile, più ardua, però ci fa pensare anche che questa strada, questa proprietà ha un futuro, avrà un futuro che darà continuità, che non c'è. Allora, ci sarà... Antonio, sì. Antonio, Corvino dice è un futuro che darà continuità, quindi magari anche il presidente lo dicesse così. Sì. Ci impiega un quarto d'ora per però in un campionato che riprenderà con quando Corvino parla era presso a poco o forse ancora non era stato preannunciato il crack della Juventus, quindi noi abbiamo preso degli stralci delle ultime dichiarazioni, ma il Lecce riprenderà con un campionato un po' diverso, con la crisi profonda della Juve, ancora il suo futuro incerto, la probabile lo spettro per i bianconeri della retrocessione con tutte le conseguenze che poi ne comportano, e si parla ancora di questo mercato. Lecce dovrà fare i conti anche con questo centrocampista della Roma, Bove. Adesso pare si sia inserito il Sassuolo, Setién, che era stato schierato titolare già contro l'Inter e poi uscì dopo pochi secondi per infortunio verso l'addio. Insomma, comunque si puntellerà sicuramente su tutta la situazione, ma è proprio il campionato che sarà diverso, Antonio. Sì. Anche dopo questo mondiale che tu dici essere alla Babbo Natale, però il punto è che tanti giocatori, però anche italiani, anche delle squadre italiane, questo mondiale se lo sono fatto. Io credo che la pausa sia arrivata benefica un po' per tutti, perché ha dato la possibilità a chi non stava benissimo di rimettersi e soprattutto di rodare ancora di più la possibilità di essere in partita, di essere squadra, di avere una calibratura fra difesa e attacco che è indispensabile. Il fatto che noi abbiamo questi esseri pensanti, li chiamo io, e sto parlando sia di Baroni che di Corvino, ci dà l'opportunità di capire che quello che loro stanno facendo lo stanno facendo in funzione del bene del Lecce. Non sempre è così in formazione, spesso c'è chi fa dei ragionamenti che in qualche modo servono al proprio portafoglio o alle proprie finanze. Il Lecce questo non lo ha fatto e ha dimostrato di tenerci, anche perché adesso il Lecce va ad affrontare una situazione particolare anche per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio, la possibilità di fare un villaggio sportivo che dia una nuova casa a Lecce e soprattutto ai giovani. Ecco, di fronte a queste situazioni, di fronte al fatto che per esempio Corvino è tornato a investire sul calcio giovanile, cioè sulle squadre primavera, comunque sui ragazzi più giovani, ci mette nelle condizioni di star tranquilli e vivere questa situazione. Poi ci vorrà un altro elemento, si chiama fortuna, e quando arriva è un bene per tutti. Magari arrivasse da una specie di lotteria. Io credo che se Lecce riuscisse ad avere fortuna sarà sicuramente in grado di mantenere il suo distacco dalla zona di retrocessione e di farci vivere le partite in un certo modo. Su questo due domande sempre di due radioascoltatori, sono praticamente più o meno sulla stessa falsariga. Giulio ed Emilio da Lecce fanno questa domanda, pongono questo quesito. Una formazione come quella del Lecce, che è stata costruita sui giovani con alcuni giocatori anche di esperienza, adesso si può aspettare un nome in questo mercato di gennaio? Non diciamo un nome, diciamo un nome che è conclamato, che sì, come un TT, però non con gli infortuni, non con gli acciacchi e via discorrendo. Io credo che le indicazioni che sono arrivate, perché tutto lascia presagire questo, Antonio. Sì, ma le indicazioni sono arrivate per esempio da Vigna o perlomeno dai giovani sempre di un'età dimensionata al giusto, diciamo, ci fanno capire che avere un calciatore cagionevole, io ti faccio l'esempio del Sampdoriano Corsi, cioè spesso e volentieri bisogna pure considerare che certi calciatori sono veramente cagionevoli. Io credo che il Lecce, secondo me, ne pescherà pochi ma buoni, ma soprattutto ci farà conoscere meglio alcuni elementi della primavera, cioè alcuni elementi delle giovanili.
Io ho parlato con qualche amico, ho cercato di sentire i ragazzi dei quali mi fido, che un tempo magari giocavano nel Lecce, poi sono usciti, hanno giocato in Serie B, in Serie A, e siamo rimasti amici, e mi hanno detto che il Lecce ha delle potenzialità notevoli, al di là di quello che può rappresentare Hjulmand, che diciamo dovrebbe essere il fiore all'occhiello del prossimo calciomercato, non quello di gennaio ma quello del prossimo anno. Il Lecce punterà molto sui giovani, e come ha fatto fino adesso, riuscendoci, avrà dei risultati importanti. Questo sono sicuro. Ci avviamo verso la conclusione, però una domanda te la faccio io, Antonio, su un tema che è quello della presunzione, o meglio ancora della supponenza. Anche in queste partite legate al mondiale abbiamo visto la formazione verde-oro, quindi il Brasile, anche per un po' di così il peccato c'è stato, quello della presunzione o della supponenza. Ieri anche l'Argentina si è fatta recuperare due gol, sì. Si sono rilassati dopo il secondo gol, e quindi è sembrato che l'Olanda li inseguisse sui propri errori, si sono distratti anche sullo schema, sulla punizione, e alla fine per poco non l'Argentina, che insomma al pari del Brasile è indicata come una delle favorite, stava per mancare l'obiettivo della semifinale. Forse il Lecce può anche inserirsi laddove ci sono squadre che sono presuntuose anche nel campionato di Serie A? Non credo. Noi abbiamo seguito una via giusta. Cioè inserirsi nel senso approfittare dell'altrui presunzione. Ma questo deve essere sempre un discorso legato alla casualità, nel senso che ti faccio l'esempio di Colombo. Colombo è un giocatore che faceva storcere il naso a tutti. All'inizio dicevano ci siamo preso Colombo. Adesso Colombo non soltanto ce lo stiamo assicurando, e probabilmente il Milan farà una controfferta, per cui ci guadagneremo su questo, certo. Ma abbiamo capito che spesso e volentieri bisogna mettere la gente nelle condizioni di sviluppare il gioco che sa fare al meglio, e questo sul Lecce non ci sono problemi, perché sia l'allenatore che i preparatori, che tutto il movimento che ruota intorno ai giallorossi, ci danno ampie garanzie. Noi non abbiamo bisogno di una superiorità schiacciante, abbiamo bisogno del massimo impegno e soprattutto di un po' di sole che ritorni a illuminare lo stadio Via del Mare, che secondo me è vecchiotto, bisogna dirlo, va ristrutturato, va rimesso in piedi o va rifatto totalmente, secondo me. Beh, l'abbiamo discusso la scorsa volta, ci sono anche le possibilità economiche provenienti da alcuni introiti legati ai giochi del Mediterraneo, e quindi questi 13 milioni di euro che poi saranno gestiti dall'amministrazione comunale di Lecce, e vedremo poi questi fondi magari assieme ad altri fondi. Non è che creeranno una corsa a loro per cui tutti vorranno mettere le mani su questi soldi? Ma credo che questi fondi sono stati stanziati, destinati per appunto per adeguare lo Stadio del Mare, che per la tappa di Taranto non ha una struttura, certo, sportiva come Lecce, e quindi fatalmente bisognerà passare dal capoluogo salentino, e sono stati destinati proprio per quello. Adesso più che altro bisogna vedere di fare, dal nostro punto di vista, poi noi lo racconteremo, l'investimento giusto e nella direzione giusta, cioè che possa rimanere qualcosa di utile e anche per i posteri, questo è chiaro. E quindi vedremo sicuramente, lo racconteremo quello che succederà. Ma se io volessi lasciare un messaggio a Bartolomucci o a Flavio, cioè ad Antonio o a Flavio, per fargli delle domande in futuro, che cosa devo fare? È quello che abbiamo già fatto, come insomma in espressione già la regia anche la scorsa settimana ha inserito, il 350 16 18 624, quello è il numero, è vero? Il regista mi dà conferma che appare in sovraimpressione. Cioè io posso telefonare e dire, per esempio, secondo voi con la Lazio giocherà Baschirotto o giocherà? Certo. E noi risponderemo? E noi risponderemo, certo. Con molta umiltà, ecco, secondo le nostre previsioni, che tra l'altro non sempre, cioè non abbiamo un livello di fallibilismo o di fallibilità, direbbe Popper, molto, molto basso, ma così è un caso. Ma
A proposito della presunzione di cui sopra, va bene, ricordiamo un appuntamento, lo ricordo anche ad Antonio Bartolomucci, che se sarà dei nostri quantomeno in panchina come lo scorso anno, chiaramente per noi sarà un piacere, dico per noi, cioè la squadra dei giornalisti salentini, che il prossimo 17 dicembre alle 14.30 disputerà una partita amichevole proprio contro l'US Lecce staff, cioè lo staff dell'US Lecce, quindi in campo ci sarà anche il presidente Saverio Sticchi Damiani, ma anche gli allenatori delle giovanili, come lo scorso anno mister Del Vecchio. Cioè... Come finì lo scorso anno? No, perché Antonio, sta domanda, oh, perché? Perché? Perché Antonio poi magari... No, ecco, c'è stato il primo tempo, poi il secondo ci ha dato un'occhiata, poi per disperazione ci ha lasciato e ha detto, vabbè ragazzi, fate... No, adesso te ne racconto una, che è una delle storie più belle che mi è venuta, arrivata dal calcio. Era nel 1988 e c'erano gli europei in Germania. L'Italia giocava praticamente una partita, la seconda partita con la Spagna, mi sembra, a Colonia, e vincendo quella partita sarebbe andata poi ai quarti con la Russia. Nel corso delle conferenze stampa poi ci si metteva d'accordo per fare delle amichevoli e disputare delle amichevoli fra giornalisti, e arrivò il conduttore del processo del lunedì, Aldo Biscardi, e mi disse, ma tu giochi a pallone? Dissi io, beh sì, qualche chilo fa giocavo anche meglio, però dice, mi arrangio, e mi convocò, dice, devi venire perché mi pare che si era sentito male qualcuno, e mi convocò per giocare la partita contro la Francia. Io praticamente gli dissi subito di mettermi in difesa e soprattutto sulla fascia, avrei dovuto cercare di fermare un calciatore francese che praticamente rappresentava il fiore all'occhiello della formazione della stampa francese. Questo signore si chiamava Michel di nome e Platini di cognome. E comincia la partita, io ero emozionatissimo. C'era anche molta gente che era venuta a vedere questa partita. Inizia la gara, vedo che Platini in qualche modo mi punta perché voleva farmi sicuramente un tunnel, voleva cercare di umiliare questo povero disgraziato di giornalista che era al cospetto del re. Fatto sta che lanciarono questa palla, io riuscii a fermare la palla, stopparla proprio, e feci una finta di corpo che gli fece aprire le gambe. Lo infilai con un tunnel addirittura, sì, e gridai ovviamente al miracolo, poi scappai, feci un lancio lungo in avanti e un mio compagno prese la palla, fece un tiro al volo e segnò, per cui tutti a battere le mani e tutti a venirmi ad abbracciare perché ero stato l'ispiratore di questa... Certo. Secondo te in quel momento io che cosa pensai? Non lo so, che hai sbagliato carriera? No, pensai, ma quando mi succederà mai più di fare una cosa del genere? Ecco. E allora simulai una storta e cominciai a zoppicare. E dissi, ragazzi, cambio. Non ce la faccio. Perché è chiaro. Tutti a battere le mani, uscì fuori e... L'unico che aveva capito tutto ti sei preso l'applauso, come si dice, un grandissimo applauso. L'unico che aveva capito tutto era Platini, che disse ho capito te ne stai uscendo perché c'hai paura. Io dissi sì, hai proprio ragione. Ecco, queste sono tecniche sopraffine. Comunque, per tornare alla gara del 17, ci tengo a sottolineare che si giocherà alle 14.30 presso il Deghi Stadio di San Pietro in Lama, e il calcio d'inizio lo darà Luisa Rizzo, salentina proprio di San Pietro in Lama, affetta da atrofia muscolare spinale e capitana della Salento Wolves, spero di averlo pronunciato Wolves. Bene. E la Salento Wolves nasce con lo scopo di offrire l'opportunità alle persone con una grave disabilità fisica di giocare a calcio. È l'unico sport attivo di partecipazione di squadra, infatti, per persone che utilizzano sedie a rotelle elettriche. Per conoscere gli scopi e le attività dell'associazione, ovviamente noi faremo di tutto per far conoscere il sito www.salentowolves.com. Quindi è chiaro che la partita ha uno scopo di solidarietà, certamente. Allora, noi ringraziamo tutti, anche Baschirotto che ha parlato all'inizio della sua nuova avventura del Lecce. Devo dire che l'ho trovato molto giudizioso, molto quadrato, molto Baschirotto.
E niente, noi continuiamo a sentirci. Continuiamo con i nostri appuntamenti settimanali in attesa che possa riprendere il campionato di calcio. Grazie ad Antonio Bartolo Mucci, Radio One 105.7, Corriere Salentino. Alla prossima, grazie. A tutto campo con Antonio Bartolomucci è l'appuntamento sportivo di Radio One 105.7 insieme al direttore del Corriere Salentino Flavio De Marco, ospiti